Immaginate di intraprendere un viaggio nel luogo in cui la razza umana ebbe inizio. Un viaggio verso una terra di miti e leggende risalenti ai primi documenti storici. Nei luoghi di un antico regno che già usava le sue monete d'oro, d'argento e di bronzo, negli scambi commerciali, mentre il resto del mondo era ancora ancorato al baratto. Benvenuti in Etiopia. Ovunque voi siate, trovare la strada per Addis Abeba non sarà difficile, poiché è servita dalla Ethiopian Airlines e da altre ben 9 compagnie internazionali. Se siete ad Addis Abeba solo di passaggio, per una breve sosta o per una tappa di un lungo viaggio, un giro per la città è d'obbligo. Oggi Addis Abeba mostra l'aspetto dell'Africa moderna e cosmopolita, con i suoi alti edifici dalle facciate di vetro, alberghi, banche, moderni centri commerciali, edifici pubblici e monumenti, una vista mozzafiato di giorno e ancor più di notte. Addis Abeba ospita numerosi musei che offrono al visitatore la possibilità di conoscere la storia e la ricchezza culturale della nazione. Questa è una delle città africane che si sta sviluppando più velocemente. Vi sono innumerevoli negozi di souvenir sparsi per la città e nel grande mercato centrale, mercato, in cui si possono trovare manufatti, prodotti tessili e pezzi di artigianato provenienti da tutto il paese. In un territorio grande quanto la Francia e la Spagna insieme, sembra che la natura abbia scelto l'Etiopia come luogo per far bella mostra della sua grande varietà e diversità. E
raggiungere il tetto dell'Africa, le vette ghiacciate dei Monti Simen. Nell'Etiopia sudorientale, sulle montagne afroalpine di Bale, potrete sentire il calore del deserto del Sahara di giorno e il freddo della Siberia di notte. Potrete viaggiare in uno dei luoghi più bassi della Terra, cioè nella depressione al di sotto della Rift Valley, in Etiopia, natura, cultura e storia sono strettamente intrecciate. Dal Capo di Buona Speranza al Circolo Polare Artico, nessun posto al mondo ha così tanto da raccontare sulla storia dell'uomo come i deserti etiopici. Infatti è stato il luogo sabbioso della regione di Afar che ha regalato al mondo le ossa di lusi, vecchie di 3 milioni e mezzo di anni. Oltre alla bellezza del paesaggio, c'è la strabiliante diversità dei suoi 80 milioni di abitanti, un insieme di più di 85 etnie e ceppi linguistici. Viaggiando per il paese, vi potrebbe capitare di essere accolto in uno dei 200 dialetti. La lingua ufficiale del paese è l'amarico. Tuttavia, nelle diverse città e villaggi si parla anche l'inglese, l'arabo, il francese e l'italiano. Per il visitatore, l'esplorazione dell'incredibile ricchezza culturale dell'Etiopia sarà un viaggio affascinante. La parte meridionale dell'Etiopia è un mosaico di culture e usanze, un insieme di più di 56 nazioni e nazionalità. Unico al mondo, il calendario giuliano etiopico di 7 anni indietro rispetto a quello gregoriano occidentale celebra festività culturali e religiose per 13 mesi l'anno. La coesistenza armoniosa fra le maggiori religioni si riscontra nella gente che prega nelle moschee e nelle chiese, fianco a fianco. Poi ci sono gli eroi olimpionici che hanno portato la bandiera etiopica negli stadi di tutto il mondo. Unitevi a loro e correte con i migliori corridori nella grande maratona etiopica, la più famosa corsa su strada d'Africa, con più di 30.000 partecipanti che si svolge ogni anno. L'Etiopia è la terra in cui è nato il caffè. Per la maggior parte degli etiopi, la cerimonia tradizionale del caffè, che prevede la degustazione di almeno 3 tazzine, è parte integrante della vita.
Immaginate di spostare un monolite di 500 tonnellate prima dell'invenzione della carrucola. Immaginate la rappresentazione di un edificio a molti piani costruito agli albori della storia. Troverete tutto ciò disseminato in un solo paese, lungo l'itinerario storico dell'Etiopia, dove la vostra immaginazione diventerà realtà.